Presidente Caio, 3 giornate che hanno impegnato l'azienda e i suoi interlocutori. Che cosa emerge per l'azienda? Ma per l'azienda una grande capacità di dialogo che ci rende sicuramente contenti di questa iniziativa. La necessità di mettere le nostre tecnologie al servizio di un mondo industriale e non che è sempre più nel contesto di questa migrazione verso energie pulite alla ricerca della sostenibilità. Io sono molto soddisfatto su come sono andate queste 3 giornate, emerge fortissimo il posizionamento di un'azienda che, forte della sua storia e delle sue competenze, è in grado di dialogare con le comunità nelle quali opera, con un messaggio molto chiaro che siamo a servizio delle nostre comunità per rendere il fabbisogno energetico, che è sempre in crescita, più sostenibile e più rispettoso dei valori ambientali che oggi fanno veramente la differenza per tutti noi. Saipem è impegnata in tantissimi fronti. È impegnata in tantissimi fronti, sia sul versante tecnologico che sul versante geografico. E io sono in Saipem da 1 anno, ho avuto modo di apprezzare questa capacità dell'azienda di sapersi integrare nelle comunità dove opera, ascoltando le esigenze locali, fornendo tecnologie a clienti molto esigenti, perché dalla nostra base ingegneristica italiana noi siamo in grado di dare tecnologie per l'ambiente e per l'energia ai grandi colossi mondiali del settore. Quindi vero, impegnati su molti fronti, ma anche pragmaticamente e consapevolmente ottimisti su un futuro di sviluppo che possiamo insieme ai nostri clienti affrontare.